dei gioielli dell'Appennino e torna fruibile nella sua bellezza dopo un restauro che ha ridato luce agli affreschi e con una convenzione che ne garantirà l'apertura. Siamo a Sigillo, ai piedi del Monte Cucco, terra di patrimoni naturalistici e di arte, dove nel giorno della festa della patrona Sant'Anna è stata restituita alla comunità la cappella a lei dedicata, posta all'interno della chiesa annessa al cimitero, un piccolo capolavoro del XV secolo che porta alla firma del pittore Matteo Dagualdo. Matteo di Sigillo è un Matteo che sta cambiando qualcosa in se stesso, forse per diverse motivazioni politiche, sociali, familiari, ed è un Matteo che inizia a decorare le pareti a fresco, ma poi vedremo anche le pale, in maniera un pochino diversa, partendo dai colori, dai tratti che si fanno più allungati e poi diverranno insomma quello che è il Matteo finale. È un Matteo che però che ci concede la possibilità di vedere quanto sia forte la devozione degli abitanti più comuni, perché una parte della cappella di fondo della chiesa di Sant'Anna è stata commissionata dai contadini di Sigillo. Bifulci Castri Sigilli Fecerunt, luglio 1487. Non solo oggi si parla ovviamente di questa cappella perché viene inaugurata, ma qui c'è anche Villa Scirca, c'è cioè il Matteo Dagualdo, diciamo un po' più in là, che è un Matteo Dagualdo nobile da un punto di vista artistico. Sì, Villa Scirca è una chiesa antichissima e già lascia senza fiato arrivando perché è incastonata all'interno dell'Appennino e sembra veramente un tempio da film, da filmografia. Entrando sulla parete di destra c'è questa Madonna della Misericordia, purtroppo l'unica conservata di Matteo Dagualdo. L'altra che conoscevamo era Pieve di Compresseto, ma è stata demolita e ci rimane soltanto un documento fotografico. Ma i colori, i tratti di quella Madonna della Misericordia sono qualcosa di non suggestivo, di più, fanno sognare, quindi meritano di essere visti, di essere sperimentati, di essere studiati da tutte le scuole, da tutti i visitatori, da tutti i turisti, dagli appassionati e dagli accademici ovviamente. La cappella rientra in quel percorso sulle orme di Matteo Dagualdo, ideato da Matteo Bebi, sostenuto dalla Fondazione Perugia, finalizzato a far conoscere l'arte di questo eccentrico pittore del 400, attivo tra Umbria e Marche, grazie anche a un sito e a dei video realizzati dallo studio Smart Comma, che fanno da vademecum a tappe sull'asse che collega Gualdo Tadino, Assisi, Valfabbrica, Sigillo, Fabriano. Non so dove si arriverà, ma intanto raccogliamo i semi che stanno germogliando. Molte persone si stanno interessando, sono tanti coloro i quali ci hanno permesso di creare i video, di creare il sito, associazioni, privati, e quindi c'è un riscontro che ci fa ben sperare, ecco, ci fa ben sperare per questo legame che si sta creando all'interno del territorio appenninico, che poi è la finalità ultima di Matteo, raccontare il territorio attraverso di lui, ma non soltanto lui, quindi i luoghi, quello che si può trovare di storico e non all'interno dei luoghi, perché chi fruisce del percorso su Matteo Dagualdo e può farlo anche soltanto in una parte, può scoprire tutto quello che c'è di bello, di naturalistico, storico, folcloristico, cibo, nel nostro territorio appenninico. La cappella di Sant'Anna, grazie ai fondi del GAL Alta Umbria, è stata interamente restaurata a cura della ditta Flebea Restauri, restituendo alla comunità sigillana un sito di pregio che ora entrerà a far parte di un circuito di visita. Mettiamo in rete territori perché abbiamo assegnato un bando a un'associazione che ci garantirà la fruizione degli affreschi di Matteo Dagualdo, quindi una sorta di itinerario all'interno del nostro paese con le nostre pregevoli eccellenze storico-culturali, quindi dalla cripta di Santa Caterina a San Giuseppe, alla chiesa Sant'Anna al cimitero dove c'è questa magnifica, meravigliosa porziuncola di Matteo Dagualdo, Villa Scirca, Santa Maria Assunta e il Ponte Romano, quindi una sorta di fruizione vera, finalmente vera, di ciò che Sigillo può offrire al visitatore, oltre all'immenso Monte Cucco e a quello che è la natura intorno a noi. Questa è una cittadina che crede fortemente nella sua vocazione turistica, culturale ed ambientale. Quali passi in avanti abbiamo fatto? Allora, noi abbiamo realizzato una serie di progetti che riguardano al territorio e ovviamente alla sua fruizione. Abbiamo dei progetti e dei bandi regionali a vedere sui fondi europei. Realizzeremo una sentieristica d'anello che partirà dalla nostra Famiglia Vecchia, andrà fino a Scirca, fino su al Monte Cucco, andando anche un po' al Sentiero Italia, perché noi facciamo parte del Sentiero Italia, quindi con cartellonisti che la Regione ha voluto, bontà sua, avere questo
questo tipo di finanziamento. Abbiamo realizzato questa sorta di progetto itinerante, ma abbiamo aderito a bandi come Ombre Aperte, ovvero l'Appennino, in cui appunto il focus centrale è la garanzia di poter venire qui e avere delle esperienze. Una volta si chiamavano pacchetti, ora non si chiamano più perché il marketing non vuole più quello territoriale e turistico, li chiamiamo esperienze. Ecco, una vera esperienza immersiva è sapere che quel territorio nei secoli, negli anni, ha espresso una sua identità, una sua vocazione, che non è solo del Monte Cucco, le grotte, il volo libero, il trekking, ma è soprattutto storia e entità del proprio paese, quindi manufatti antichi, quindi chiese, quindi ambienti dove il turista si vuole veramente immergere in questa nostra Umbria poi. Questo in un'ottica che vede sempre più l'Appennino del Nord-Est come una terra di mezzo tra Umbria e Marche, vocata alla collaborazione tra comuni per combattere lo spopolamento, garantire servizi di qualità e valorizzare il ricco patrimonio storico, culturale e sociale che vi si può trovare. È una chicca, diciamo, e va a affiancare già la chiesa Santa Maria lì a Circa, dove ci sono altre bellissime pitture di Matteo Dagualdo, e va a, diciamo, a iniziare, ma a continuare questo percorso di pitture, no? Questo museo itinerante da Gualdo è rispetto a questo pittore che tanto ha dato e tanto ha abbellito le nostre terre. Ecco, quindi dico, per noi è motivo d'orgoglio. La cultura è importante, fa territorio, e io spero, mi ha detto che il signor Rigualdo è qui perché insieme a lui, ma insieme a io, per me lo dico sempre, non è importante sigillo, Gualdo, è importante fare territorio e insieme costruire un qualcosa, e qui stiamo costruendo questo percorso anche nel digitale, l'arte, che in attimino vengono insieme. Abbiamo fatto un avviso, abbiamo creato dei percorsi appunto legati per aprire questi contenitori, perché altrimenti, quindi renderli fruibili per la gente tutta, e ecco, siamo orgogliosi di questo, una piccola realtà la nostra, però che insieme alle più grandi realtà della nostra possono dire qualcosa comunque.